Geometrie rigorose, marmo bianco e travertino. 7.000 metri quadrati di saloni, scalinate, colonne. In questo palazzo dell'Euro progettato nel 1938 ha sede l'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari. La Sala delle Colonne con esempi di ceramica. Al centro il grande Pumo de Fiuri, simbolo augurale nell'arte plastica di Grottaglie. Il museo è nato dalla Mostra di Etnografia Italiana del 1911 e custodisce migliaia di oggetti insieme a 100.000 documenti che provengono in massima parte dalle raccolte del suo fondatore, l'etnologo Lamberto Loria. La sua finalità è la conservazione e la documentazione del patrimonio materiale e immateriale delle tradizioni popolari italiane, anche attraverso i supporti audiovisivi del suo archivio, che ne custodiscono immagini e suoni. Il Salone d'Onore è il più grande ed imponente del palazzo. Artisti di spicco degli anni 40 immortalarono queste tradizioni in ben 10 affreschi, alcuni dei quali rimasti per sempre incompiuti. Corteo nuziale in Sardegna nei cartoni attribuiti a Filippo Figari. Il tratto vigoroso a pastello bianco, ocra e azzurro dà realismo dinamico alla scena, animata da cavalli e personaggi in costumi tradizionali e segnata dallo sguardo fiero di una donna. Sulla parete opposta campeggia il Bue di San Zopito, opera di Cascella. Gli affreschi sono stati appena sottoposti ad un puntuale lavoro di restauro, con occhio attento alle tecniche esecutive e al recupero delle tonalità originarie. Qui, di fronte al miracolo semplice dell'inginocchiamento dell'animale, si esprime il rapimento della più sentita devozione popolare. La voce del cantore contadino Giovanni Coffarelli, per l'incanto dei presepi napoletani. Centinaia di figure curate fin nei dettagli micromimici da maestri artigiani del 7 e 800. Sullo sfondo del mercato come viva rappresentazione dell'esistenza, ecco i re magi venuti in adorazione. Nello scenario di una Napoli settecentesca, un caravanserraglio di musicanti, avventori, suonatori di castagnette, mandolinisti e venditori di frutta e verdura. Uno per ogni mese dell'anno, ad indicare il susseguirsi delle stagioni, il rapporto dell'uomo con il tempo effimero, contrapposto al valore della natività e della resurrezione cristiana. Scene e figure esposte per la prima volta alla Mostra di Etnografia Italiana sono state riallestite per il museo nella Sala del Ciclo della Vita, quale frutto di un'abilità artigiana al servizio della devozione partenopea. Dal presepe napoletano al presepe vivente. È il presepe di greccio, quello voluto dal santo di Assisi e ricreato ad hoc sulla musica di Corelli dagli abitanti del paese laziale.
qui in un film girato nel Natale del 2000 e conservato nell'archivio audiovisivo del museo. La notte santa del 1223, San Francesco rievocò a Greccio la nascita di Gesù con una rappresentazione vivente. L'episodio, descritto nelle Leggenda Maior, fu dipinto da Giotto negli affreschi con le storie del santo nella Basilica Superiore di Assisi. Gli oggetti dell'iconografia cristiana sono tra i più rilevanti in museo, come il quadro in ceramica della Madonna del Carmine del 1908 o il Gesù Bambino nella culla, custoditi entrambi nella Teca della Toscana. In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che il museo ha ideato questo particolare allestimento sulle regioni italiane. In ogni isola, contraddistinta dalla forma stilizzata della regione, figurano il costume tradizionale e i manufatti più significativi dell'identità regionale. Piccoli tesori di artigianato territoriale, l'intreccio, la ceramica, l'intaglio, la tessitura e le realizzazioni dell'arte orafa. Terracotta e ceramica che ricorrono in quasi tutte le regioni toccano alte vette in Sicilia, negli smalti colorati di Caltagirone. Borse romagnole e scarpe in fibra vegetale fatte a Cesena nei primi del Novecento. Anfori di terracotta e canestri in castagno intrecciato di Basilicata e Calabria. Per la Toscana, una preziosa collana di corallo del 1907. Ricca e variegata la collezione dei costumi. Grembiule dall'orlo ricamato per quello di Pietrasanta, bustino di seta con lacci e ampio cappello di paglia. La nuova configurazione espositiva del patrimonio regionale italiano domina ora l'ampio spazio del Salone d'Onore, appena restaurato. Ali di Luce è il nome della macchina di Santa Rosa ideata da Raffaele Ascenzi. Ha sfilato d'amore acceso per le vie di una Viterbo in oscuramento rituale e adesso una parte della sua struttura riposa tranquilla in museo. Ogni 5 anni la macchina processionale viene sostituita da una nuova costruzione che perpetua il 3 di settembre la sfilata tradizionale. 100 facchini che trasportano 50 quintali per 29 metri di altezza. Migliaia di lampadine accese e oltre 800 candele a fiamma viva. Questa macchina impressionante ricorda da oltre 750 anni la traslazione del corpo della Santa dalla fossa comune al monastero delle Clarisse. Santa Rosa nasceva a Viterbo nel 1233. La città che ne custodisce letteralmente il cuore la celebra collocandola all'apice della Torre di Luce. Fede, fatica e senso di appartenenza portano i facchini a vivere questo evento con intensa emozione. La macchina di Santa Rosa fa parte della rete italiana delle grandi macchine a spalla, che con i gigli di Nola, la varia di palmi e i candelieri di Sassari è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Culturale dell'Umanità. L'istituzione di facchini per il trasporto di strutture monumentali è comune a molti altri eventi religiosi italiani, dai gigli di Nola appunto ai ceri di Gubbio, alla Madonna del Soccorso di Sciacca.
I portatori di sciacca in Sicilia sono un centinaio di pescatori scalzi. Caricano sulle spalle i 900 kg della statua in marmo della Madonna del Soccorso, protettrice dei mari. Queste feste, devozionali o carnevalesche che siano, affondano le loro radici nel rapporto ancestrale tra uomo e natura, celebrano il ciclo delle stagioni e le fasi dell'agricoltura. Il calendario annuale delle feste molisane è descritto nel film Viaggio in Molise, le stagioni della festa, prodotto dal museo. Un'ampia ala espositiva è riservata agli oggetti della civiltà contadina, legati alla semina e alla raccolta, aratri, strumenti per la fienagione, per piantare o per lavorare la terra, frantoi, canestri, madie, cucchiai di legno intagliato come quelli dell'artigianato sardo, utilizzati per la farina, setacci e altri oggetti inerenti alla panificazione, momento topico della famiglia contadina. Nell'economia rurale, all'agricoltura si coniugava l'allevamento del bestiame. Collari di legno intagliato, campane e campanacci esprimono l'artigianato pastorale e la cura per l'animale. Le zangole e gli antichi strumenti per la fabbricazione del burro sono esposti insieme agli abiti tradizionali dei pastori. Alle fiscelle di giunco per la ricotta, agli stampi di legno intagliato dalle forme originali, ai contenitori di canna per i formaggi. Il lavoro in malga, ancora praticato sulle nostre montagne. In questo film di Gianfranco Dusmet e Giovanni Kezic in visione al museo, si segue passo passo nell'arco di un'intera giornata il ciclo di lavorazione del latte nella malga Mondent, in provincia di Trento. Anche la preparazione del burro, che qui vediamo nella sua fase finale. La malga Mondent si trova all'imbocco della Val di Rabbi ed è una delle ultime in Italia ad essere ancora gestita con l'antico sistema turnario. Sono molti i mestieri in cui si esprime la sapienza artigiana italiana. Il museo ne custodisce la cultura materiale, strumenti e banchi di lavoro di fabbri, bottai, ciabattini e rilegatori, e anche documenti filmati, a testimonianza dell'abilità di questi maestri. Dall'archivio di antropologia visiva del museo, la gestualità dell'esperienza artigianale italiana. Scalpellini, maestri d'ascia, calafati, falegnami. Mani abili che ripetono gesti sicuri, forgiando eliche, intessendo al tombolo, dipingendo scafi, riparando reti, costruendo sedie, forgiando pietre, creando bellezza. È la maestria delle tecniche lavorative tradizionali, estrema concretezza di un sapere immateriale. Tra l'Ottocento e i primi del Novecento i mestieri di artigiani e commercianti erano indicati da insegne esplicitamente identificative oppure simboliche delle loro attività,
Il museo ne espone esempi davvero interessanti. L'angelo in legno di pioppo dorato indicava una bottega orafa della provincia di Como, attiva alla metà del XIX secolo. Un tabaccaio torinese faceva dipingere sulla sua insegna un bersagliere fumatore. La grande mano guantata di rosso segnalava un guantaio dell'Ottocento e il cuore di rame argento circondato di stelle denotava l'abilità di un artigiano dell'oro. Nella sala dedicata al Teatro delle Marionette ecco i cartelloni dell'opera dei Pupi Siciliani. Dipinti ai primi del Novecento da pittori popolari su tela o carta da imballo, fungevano da locandina dello spettacolo. Con senso drammatico descrivevano la scena madre, come quella della pazzia di Orlando. Di fronte un allestimento di rari pupi romani del XVIII e XIX secolo. Il paladino, l'uomo selvatico, il moro, sono gli espressivi soggetti del puparo palermitano Giuseppe Argento, acquisiti dal museo nel 1964. La rappresentazione iconografica dell'opera dei pupi si riallaccia alla decorazione dei carretti tradizionali siciliani impiegati fino a tutti gli anni 60. Erano carri popolari, ma con la sontuosità delle carrozze del Settecento, ai quali si ispiravano per le loro elaborate ornamentazioni. Scene tratte dalla Gerusalemme liberata o dal ciclo cavalleresco di Carlo Magno. Riconducibile a due stili diversi e a due diverse scuole, quella catanese e quella palermitana, i carretti siciliani erano vere e proprie opere d'arte ambulanti, firmate da abili pittori e artigiani costruttori, con tanto di indirizzo. Ma il carro da trasporto è stato palestra di maestria artigianale in tutta Italia. È il ferro battuto a guarnire il carro a quattro ruote emiliano con figure di santi benedicenti. Putti e decorazioni bucoliche lo ricollegavano alla fioritura primaverile, prefigurando con la benedizione del santo l'abbondanza del raccolto che avrebbe trasportato. Una Madonna intarsiata proteggeva il carro bolognese dell'uva. La lanterna illuminava il cammino notturno del carretto del vino dai castelli romani alla capitale. Questi carri con cappotta a soffietto costituivano l'unità di misura di mezza botte. Invece del santo, qui ci si affidava alla protezione del corno e allo scampanellio della buboliera, al quale veniva attribuito il potere di allontanare gli influssi negativi. Ci sono feste popolari in cui le ruote di questi carri ancora girano, come la Barabbata di Marta. Il corteo dei carri è propriamente quello delle arti e dei mestieri, con le offerte rituali alla Madonna del Monte, che ogni categoria trasporta fin sotto l'altare del santuario. A piedi scalzi partecipano anche i pescatori lacustri. La sala della marineria è un omaggio alla civiltà della pesca. Alla memoria secolare, sapienziale di un'antropologia del mare spiccatamente italiana, di quell'Italia dell'uomo circondata dal mare. Nelle teche i modelli della navigazione a vela dell'Adriatico. Ecco il trabaccolo o barchetto in due vele, con gli occhi scacciamalocchio sulla prora.
il Bragozzo Veneto dalla classica vela al terzo. Anche questa è maestria secolare che tramanda a voce e a braccio le sue tecniche, come quelle pittoriche esclusive delle vele tradizionali marchigiane, giallo ocra o rosso terra, su cui spiccano incisive grafie a segnale delle famiglie dei Parò. Al centro l'imbarcazione più famosa del mondo. Ferro di prua a pettine, forma asimmetrica a mezzaluna. La gondola, costituita da un insieme di 280 pezzi, è il risultato di una solida tecnica di architettura navale, tra le più sofisticate a memoria d'uomo. Questo esemplare splendido per la regina Margherita di Savoia è stato costruito da Giuseppe Casale nel 1882. Dall'archivio sonoro del museo, le voci che raccontano il mare, la memoria storica della civiltà della pesca adriatica. L'aria, si metteva l'aria, e cominciava a lampeggiare. Al giallo tempo si faceva scuro come una pece, non si vedeva più niente. E vediamo che veniva l'umaro da qua a terra. E so che con la terra c'è stata la fine del mondo, dico, se veniva l'umaro da queste parti, tutto il momento ti sento paura. Ma sarà l'uendo, boh, sarà l'uendo, boh. Tutto un momento che viene una rapaca di vento, fratello, via sta barca dalla gira come una cicela, e come dice, ne vademo. Dopo 5 minuti che ha fatto questo scherzo, non c'era una pala di vento, così vicendo un fiammifero. Penso che quanto sarà ora che andremo nella casa di nostro padre lassù, alla destra di Dio ci sarà un marinaio seduto, dal soffrire che si fa in mare. Nella sala della musica figurano gli strumenti della tradizione italiana, strumenti musicali che accompagnano ancora l'Italia che sa cantare. Mutos, film su una forma classica di canto tradizionale sardo, il canto a chitarra, dall'ultima ricerca cinematografica di Diego Carpitella, padre fondatore dell'etnomusicologia scientifica e dell'antropologia visiva in Italia, da lui promossa attraverso il museo, che ha finanziato il montaggio del documento in vitro su questa preziosa forma di canto isolano a settenario intonato. Strumenti che ancora accompagnano l'Italia che sa ballare. La saltarella di Amatrice, una delle danze vive della tradizione laziale. Saltazio era il ballo degli antichi latini diffuso in tutta l'Italia centrale che ad Amatrice ha sviluppato velocità e virtuosismo dei passi. Tra le attività meritorie del museo c'è anche il restauro di preziosi filmati realizzati dai pionieri italiani dell'antropologia visiva, come questo documento in bianco e nero girato dal gruppo di Annabella Rossi negli anni 70. Vi si scorge il giovane Roberto De Simone che, microfono alla mano, effettua la registrazione audio della tamburriata. Ma la più importante operazione di restauro effettuata dal museo è quella relativa al film Meloterapia di Tarantismo, girato in prima persona da Diego Carpitella. Nel 1960, durante la ricerca interdisciplinare promossa nel Salento da Ernesto De Martino, Carpitella filmava con una delle prime 16 mm l'esorcismo coreutico musicale per liberare Maria di Nardò dal mitico morso del ragno.
Si tratta del primo rilevamento in assoluto del tarantismo in Italia. Per anni il negativo è stato dato per disperso. Solo nel 1996 venne fortunosamente rinvenuto in una scatola arrugginita nei magazzini di Cinecittà, dove era stato erroneamente rubricato e mal catalogato. Oggi questo supporto, sottoposto ad un restauro capillare, è gelosamente custodito nell'archivio audiovisivo del museo. Varcare la soglia di questo palazzo dell'Eur ha ancora il senso di quel ritrovamento. Trovare il patrimonio vivo e vero delle tradizioni popolari italiane.